Come affrontare il caro energia? Dal convegno promosso dalla CNA Toscana Centro a Quarrata arriva una proposta innovativa. Si tratta delle comunità energetiche rinnovabili. Di che cosa si tratta? Sono delle associazioni che si costituiscono tra amministrazioni, quindi tra i comuni, tra imprese, tra cittadini, che utilizzano fonti di energia rinnovabile e le mettono in comune, in una rete comune, per avere poi dei reciproci benefici e quindi delle effettive riduzioni di costo. Si parla tanto di riuscire finalmente a fare in modo che un'azione politica vera anche a livello europeo riesca a abbassare, diciamo, il prezzo del gas e della corrente, ma purtroppo è già un anno che noi siamo in delle condizioni disperate. Gli strumenti messi a disposizione dalla regione possono permettere già oggi di passare alla realizzazione concreta di comunità energetiche a Dagliana, Montale, Quarrata, così come a Montemurlo, dove il progetto è già in fase più avanzata. Uno strumento importante attraverso un produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'esempio il fotovoltaico, ma non solo il fotovoltaico, c'è la possibilità, oltre ad autoconsumare quello che si produce, di condividere l'energia elettrica anche con coloro che l'impianto fotovoltaico non ce l'hanno, ottenendo dei benefici. È uno strumento importante che va fatto conoscere. L'Agenzia Regionale Recupero Risorse, che io oggi rappresento, ha il ruolo avuto dalla Regione Toscana con delibera di giunta di portare queste informazioni il più possibile a disposizione anche dei cittadini, dei sindaci e degli imprenditori, perché si possa fare sinergia e per ripensare anche a un nuovo modo di produrre e consumare l'energia, perché anche le rinnovabili non vanno sprecate. Questo è il concetto che può essere massimizzato anche con lo strumento delle comunità energetiche. Dipendere meno, diciamo, da altre fonti di energia, ma soprattutto anche dall'estero. Abbiamo visto quanto il tema dell'energia è critico anche per le speculazioni che ci sono dietro. Noi crediamo che renderci indipendenti quindi sia fondamentale. Qui tutti i mesi ci porta il conto, ci porta, e noi non riusciamo più veramente ad andare avanti, quindi bisogna veramente che le istituzioni una volta per tutti si mettono insieme e capiscono che non c'è più verso andare avanti, perché le aziende non riescono a stare nel mercato, non riescono a tenere aperte, perché è impossibile riuscire a pagare certe bollette, è impossibile.